Buongiorno, mi chiamo Riccardo Minasi e sono il direttore invitato per i concerti di questa settimana con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Stiamo preparando un programma molto vario di musica francese che aprirà con Jean-Philippe Rameau, un autore sicuramente raramente eseguito a Roma, con Trouverture, La Fête de Poligny, che ha un inizio che già presagisce a quelle che sono le caratteristiche dei poemi sinfonici dell'Ottocento, l'ouverture di Zaïs che apre con la descrizione di un caos primordiale, quasi come a descrivere il Big Bang 2 secoli prima, e l'ouverture di Naïs con dei caratteri belligeranti che in un certo qual modo si ricollegano alle circostanze che hanno spinto Maurice Ravel a comporre Le Tombeau de Couperin, altro brano in programma dedicato alle vittime della Prima Guerra Mondiale. E dopodiché avremo Andrea Obiso, Ciao Riccardo. ciao caro, che eseguirà il terzo concerto per violino di Saint-Saëns. Questo è un concerto che non si segue da tanto tempo a Roma, forse da quasi 70 anni, è stata Gioconda de Vito. E Accidenti. prima pensa che ho visto nei programmi di sala dell'Accademia che è stato Eugène Ysaÿe a portarlo qui a Roma 2 o 3 volte. Tra l'altro i due si conoscevano, Saint-Saëns e Ysaÿe, quindi questa settimana proveremo a connetterli in un certo modo o in un altro. Il concerto è bellissimo, è forse un concerto, il vero concerto fantastico, nel Vero. proprio senso della parola, perché è fiabesco, è un concerto molto orecchiabile che trasporta proprio l'ascoltatore in un mondo che forse nei nostri pensieri qualche volta. Mi viene un po' da pensare al secondo tema, no? Sì. Insomma, proveremo a portare questi regali al pubblico di questa settimana, dalla Francia o in Italia. Sì, poi è un concerto anche con tratti, con caratteri anche molto gitani, molto Sì, andalusi, perché è sì, dedicato a dedicato a Sarasà, Sarasate, sì. esattamente. E quindi diciamo c'ha delle parti recitative. Dove il violino solista è proprio il solista, non è un pezzo sinfonico come può essere il concerto di Brahms, dove c'è questa sonorità sinfonica, però è comunque il violino concertante e quindi c'è questo dialogo continuo con l'orchestra e questa narrazione Assolutamente. quasi fantastica. Vero, vero. Poi tratti andalusi gitani che chiaramente si ricollegano alla suite di Carmen che chiuderà il programma. E quindi l'orchestra, tra l'altro, ha uno smalto eccezionale. Veramente oggi abbiamo fatto 2 prove bellissime. Mi sono veramente divertito moltissimo. Non vediamo l'ora. E non vediamo l'ora. Quindi accorrete numerosi e A presto. aspettiamo. Arrivederci. A presto.